Giulia Passione mi Cavalli. Di sì. Poi ci sono tante parole che finiscono in one che potevamo usare. Campione. Però abbiamo scelto esplorazione per un duplice motivo addirittura, non uno ma ben due motivi che però vi spieghiamo più avanti. E ora lo volevo sapere, ma... Ne parleremo. Ma c'è scritto sulla scaletta? C'è scritto sulla scaletta, sì. A me... Poi magari ne troviamo altri durante... mentre parliamo. Non vorrei, insomma, esagerare. Mentre ci ascoltiamo la musica, abbiamo aperto con i Blink 182 con First Date. Ma lo sai perché First Date? Perché era la prima puntata. Beh, è ovvio. E invece adesso ci colleghiamo all'argomento della puntata e ascoltiamo Around the World. Loro sono i Red Hot Chili Peppers. Chi? Red Hot Chili Peppers. Ah. Sono Sara e ascolto Nerdando on Air solo perché sono amica di Claudia. Nerdando on Air, un programma onesto. Grandi verità, Nerdando on Air nella prima puntata della seconda stagione. Stavo dicendo tutto il contrario, ma non era proprio la stessa cosa. E Red Hot Chili Peppers con Around the World ci hanno introdotti alla prima rubrica di questa seconda stagione, e cioè...
l'almanacco del giorno nerd, la rubrica in cui ricordiamo, mentre Tenkar si compiace e si pavoneggia del suo tempismo. Vuoi un applauso? No, va bene, lo faccio da solo, per mentale. Mentale. Mi sembra giusto. La rubrica, dicevamo, in cui ricordiamo i compleanni, gli anniversari dal mondo nerd che ricorrono nella settimana in corso. Volevo ricordare che potete vederci anche su twitch.tv/nerdando.com. Ho sbagliato prima? No, però volevo ridirlo. Ok, ok. Mi piace il suono della mia voce, mi piace il suono di nerdando.com. No, perché leggendo la chat pensavo di aver detto qualche castroneria senza rendermene conto. Spero di no, però. Vedremo nel riassunto. Lo scopriremo la settimana prossima. Invece scopriamo direttamente adesso chi compie gli anni questa settimana. E apriamo con un bel ventennale. E infatti Inuyasha, l'anime però, compie 20 anni il 16 ottobre. Parliamo dell'anime tratto da un popolare manga di Rumiko Takahashi, apprezzatissima autrice giapponese. E il manga era composto da 67 volumi ed è stato pubblicato dal 96 al 2008, e invece l'anime è stato trasmesso per la prima volta in Giappone proprio il 16 ottobre del 2000. In Italia invece è arrivato l'anno seguente, nel 2001, su MTV all'interno dell'Anime Night, ormai famosissima, che tra l'altro abbiamo ricordato con una rubrica apposita sul nostro sito nerdando.com, in cui LC ha ricordato appunto tutti i titoli di quella che era l'Anime Night, l'appuntamento fisso il martedì sera, se ricordo bene. Volevo ricordare che potete sentirci sul sito radiocittapescara.it. Ok, il martedì sera mi sembra comunque che andasse. Sì. E Inuyasha è stato proprio il titolo di punta e trainante di quello che è diventato un appuntamento fisso su MTV. Di che cosa parlava? La storia partiva in Giappone nell'epoca Sengoku, e c'era protagonista questo mezzo demone che rubava una sfera che avrebbe dovuto accrescere i suoi poteri, però veniva bloccato. Però si accorgeva di averne due. No, lui intanto ne rubava un'altra, però un'altra in più, più potente. Però la sacerdotessa del tempio riusciva a fermarlo, i due praticamente nella colluttazione rimanevano uccisi entrambi. Subito dopo, nell'epoca attuale, a Shibuya la studentessa Kagome viene risucchiata in un barco spazio-dimensionale e si ritrova, guarda caso, proprio nell'epoca Sengoku. E quindi da lì le vicende sue e del mezzo demone Inuyasha si intrecciano in un anime che è andato avanti per ben 7 stagioni, per un totale di 193 episodi, e che comunque è stato molto apprezzato. Sì, ha fatto epoca, possiamo dire. Io ammetto che non l'ho visto, però tutte le mie amiche erano super fissate con Inuyasha. No, è molto carino. Secondo me è uno dei must watch. Stavo per dire must have, ma è uno dei must watch. Prima o poi lo guardo. Compie 27 anni, compirà il 16 ottobre. Che giorno è oggi? Il 14? Oggi è 14. Perfetto, quindi dopodomani, 16 ottobre, Slam Dunk, sempre l'anime. Oggi ci siamo dati parecchio. Siamo molto giappi oggi. Anche perché purtroppo pochi videogiochi e pochi film festeggiavano gli anniversari. Poca ciccia. Anche per questo abbiamo iniziato l'anno scorso Nerdando Nerd a novembre, non a ottobre, perché ottobre è stato un mese un po' così. Comunque, Slam Dunk fu trasmesso il 16 ottobre del 93. Protagonista di questo anime, nonché manga, è Hanamichi Sakuragi, una matricola. No, bel nome. Lo ricordo perché l'ho visto con passione, anche perché all'epoca comunque giocavo ancora a basket, quindi mi emozionava. Diciamo che ti toccava in prima persona. Sì. Matricola appunto di una scuola superiore, molto sfortunato con le ragazze, e inizia a odiare il basket perché una ragazza che gli dà un 2 di picche amava un giocatore di basket, e quindi ha preferito lui ad Hanamichi. Cosa succede però? Hanamichi conoscerà Haruko, anche lei matricola, però appassionata di basket, e quindi, diciamo, per cercare di conquistarla inizierà a giocare a basket. Improvvisamente gli piace il basket. Esatto. E allora, è un anime parecchio demenziale, ma in tutte le puntate ci sono anche delle puntate serie che trattano
temi come il bullismo a scuola, quindi è molto molto interessante. Poi comunque, appunto, ripeto, è molto molto simpatico, ci sono delle situazioni proprio totalmente surreali che mi fecero ridere parecchio, quindi è ancora attuale, è ancora attuale. Tra l'altro Panini, se non sbaglio, ha anche ripubblicato qualche tempo fa in un bel formato i manga, quindi recuperatelo, cavolo. E indovina, non l'ho visto. Male. Sugli anime sono poco ferrata. Tra l'altro in chat stanno dicendo quanto eri alto, non c'entra, c'avevo un bel tiro. D'altronde facevo il play. Esiste il playmaker. Ma comunque stavo dicendo, niente di importante. Invece proprio oggi, il 14 ottobre, è il compleanno di Winnie Pooh. Auguri! Auguri Winnie, che compie ben 94 anni, anche se ne dimostra infiniti di meno. E infatti questo famoso orsetto, forse l'orsetto più famoso di tutti insieme a Yogi. Non c'è anche Teddy Bear. Teddy Bear è un orsetto. Però è l'orsetto? Beh, non lo so, comunque insomma è sicuramente nella top 3. È comparsa. Facile così. Beh, sì, 3 non è facile. Dovremmo fare una puntata sugli orsetti. No. La prossima. C'era anche l'orsetto di South Park. Ci sono gli orsetti del cuore, Ted. O era un lupo, cos'era? Non me lo ricordo. Devo informarmi. No, era un panda. Ma un panda. Torniamo a noi, comunque, abbiamo un attimo divagato. Winnie Pooh è comparso per la prima volta il 14 ottobre del 1926. Oh, si vede che oggi siamo carichi, eh? Andiamo alla grande. No, nel 26. Nel romanzo Le avventure di Winnie Pooh di Alan Alexander Milne. Il romanzo è stato un grandissimo successo, e tanto che l'autore poi ne ha affiancati altri due. Winnie the Pooh, Ora abbiamo 6 anni, e La strada di Pooh. Sono i titoli. Ma in realtà, mentre Tenkar sta, purtroppo lo stiamo perdendo. No, perché vi immaginavo anche un risvolto un po', diciamo... No, un risvolto un po' hot. Non era questa l'intenzione ora di Ora abbiamo 6 anni, sarebbe stato bellissimo. Però lui l'ha scritto un po' diverso. In ogni caso, la svolta nella vita di Winnie Pooh avviene sicuramente nel 1961, quando Milne vende i diritti sul personaggio a Walt Disney, che di fatto è il vero fautore del successo di questo orsacchiotto, che diventa da quel momento protagonista inizialmente di una serie animata, che all'inizio traspone semplicemente i romanzi di Milne, poi procede per storie nuove, originali, e poi lo rende protagonista praticamente di qualunque cosa, libri, film, anche film live action, ce ne sono due, vi presento Christopher Robin del 2017, e Ritorno al Bosco dei 100 Acri del 2018, e soprattutto Winnie Pooh è tutto il merchandising di Walt Disney ed è di fatto non solo uno dei più famosi ma anche uno dei più redditizi personaggi della casa. Beh, siamo sicuri? Per esempio, sì. Topolino? Ho detto uno dei, okay. Non il... Hai ragione tu. Sempre. Oggi compie 39 anni l'anime di Lamù. Grandissima serie, durata 195 episodi, anche manga, anche questo, che vede come protagonista il giovane Ataru Moroboshi. Pensa che mi identificavo talmente tanto in lui, perché questo è stato il secondo manga che ho acquistato, che sui forum nel lontano 96 avevo il nick Ataru, prima di Tenkar. Sì. Prima e di indovina? Tenkar, sono stato a tavola. E indovina? Non l'ho visto. Ah, ok, malissimo. Però abbiamo comunque i fumetti a casa. In una scatola, perché non abbiamo... In una delle nostre scatole che amiamo collezionare. Cosa succede? La Terra viene invasa da lioni, dei demoni. Scusate, ma... Visto che tu ridi, mi inserisco per una curiosità che ci hanno fatto notare dalla chat. Abbiamo parlato del Teddy Bear e pare che il nome derivi da Teddy Roosevelt. Quindi era un omaggio al presidente. Ah, meraviglioso. Questo non lo sapevo. Brava chat. Penny, nello specifico. Brava Penny, che sentiremo a breve.
Comunque, c'è questa invasione e il capo degli Oni dice che soggiogherà tutti i terrestri a meno che uno di loro, scelto a caso, non riesca a toccare il corno di sua figlia, perché avevano le corna, essendo dei demoni. È un po' ambigua la frase. Fatto sta che avrebbe avuto 10 giorni per fare tutto ciò, è stato sorteggiato a caso una persona, quindi Ataru Moroboshi, che era molto 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 sfortunato, però con uno stratagemma riesce a toccare il corno di Namu, che dà appunto il titolo all'anime, e riesce a trovare la forza di farlo perché la sua ragazza gli promette di sposarlo nel caso in cui riuscisse nell'impresa. Una volta terminata tutta diciamo questa gara, rilascia un'intervista dove dice che si sarebbe sposato. Lamu però pensa che voleva sposare lei e quindi da lì gli ha fatto toccare il corno. E poi fra l'altro con uno stratagemma rubandole il reggiseno. Non quindi, è affatto ambiguo, insomma. Ma è un po' quell'ambiguità. Ambiguità alla Ranma, che sì, è abbastanza simpatica. Ranma l'ho visto. Quindi si può vedere, non è nulla di osceno. Da lì in poi una serie di avventure e casini vari che comunque ha avuto sempre bei livelli. Non ricordo una caduta di stile o puntate noiose, insomma è stato un bell'anime. Vi consiglio di recuperare anche questo, non so dove. Non lo so, però prima o poi guardo anche questo, oggi ho aggiunto alla mia lista. E infine compirà 16 anni il 18 ottobre Battlestar Galactica. Ma nel frattempo vi ricordiamo che potete sentirci su radiocittapescara.it e vederci su twitch.tv/nerdando.com. Vado? Prego. Vuoi aggiungere? Sono bello. Era giusto ricordarlo. Battlestar Galactica compie 16 anni il 18 ottobre. È una serie televisiva di ambito sci-fi che si inserisce in un franchise in realtà piuttosto longevo, perché la prima serie TV dedicata a Battlestar Galactica in realtà era del 1978. E invece questa, che è forse quella più conosciuta dai fan, è stata trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti, proprio su Sci-Fi Channel, il 18 ottobre del 2004. Ed è poi proseguita con 4 stagioni fino al 2009, che tra l'altro potete recuperare interamente su Amazon Prime Video, come penso di fare io a breve, appena sfoltisco un po' la lista. Se diciamo lo fai, che sta lì. Sarò lì con te. Ah, non pensavo ti piacesse. Caspita, come no? Bene, allora la recupereremo insieme. Non possiamo però recuperare su Amazon Prime Video la miniserie televisiva che l'aveva di fatto anticipata, perché inizialmente volevano girare un pilota proprio della serie, che poi si è trasformato in realtà in una vera e propria miniserie uscita nel 2003, che di fatto racconta più o meno le stesse vicende che verranno poi raccontate nella serie regolare. E ci troviamo praticamente con un'umanità. Ma come si chiamava? Battlestar Galactica. Ah no, pensavo stessimo parlando di Caprica. Ok, scusa. No, Caprica viene dopo. Okay, viene dopo la serie delle 4 stagioni. Siamo nel futuro, chiaramente, come possiamo immaginare. L'umanità è stata decimata da un'altra specie, quella dei Siloni, e quindi si trova sull'orlo dell'estinzione alla ricerca di una nuova casa. E per tutta la serie, per aumentare il coinvolgimento degli spettatori, viene usata tra l'altro uno stile di ripresa documentaristico, e evidentemente hanno avuto ragione, perché è stata veramente molto apprezzata questa serie, e come anticipava Tenkar è stata poi seguita da Caprica, che è un sequel sempre televisivo. Tra l'altro in chat sono impazziti e il buon Boz da Pisa ci dice Siloni top amici. Ma anche mio padre mi ha sempre parlato di questi Siloni, quindi adesso la devo vedere, così scopro finalmente di che parlava per anni. Però la canzone che invece abbiamo deciso di ascoltare non è legata a Battlestar Galactica, ma è legata alla Mu, che tanto ci ha fatto divertire poco fa. E la canta La mente di Tetsuya. È un gruppo? Il gruppo la canta. Brava. Singolare. Sarà un amore. Fiamma
twitch.tv/nerdandocom. Bentornati su radiocittapescara.it e su twitch.tv/nerdando.com. Questa è Nerdando Nair, la prima puntata della seconda stagione, e la mente di Tetsuya con la sigla di Lamu ci introduce alla rubrica dedicata al cinema, per cui ci avvaliamo di un consulente esterno. La rubrica è Non puoi non averlo visto e Penny ci racconterà uno dei film considerati classici che lei guarda però per la prima volta. E dovrebbe essere in collegamento telefonico. Ciao Penny! Ciao Claudia! Benvenuta! Ciao Penny, ti sentiamo! Ciao amici, mi sentite? Sì sì, ti sentiamo bene, ben arrivata! Che bello, mi siete mancati tantissimo! Visto, hai l'onore di aprire la seconda stagione? Sì, infatti ho appena misurato i battiti e ne ho 105! Non esagerare però! Ne volevo uno di meno! Ma ho fatto yoga prima, ho smesso da poco di fare yoga perché ho detto se di stasera sono tranquilla per la puntata, ma tuttavia... Ha funzionato? Chissà quanti sarebbero stati appunto senza lo yoga. Che poi stavo pensando, no? Di solito ci mettevamo d'accordo sulle domande da fare, ma stavolta è andata proprio così. Mi piace questa seconda stagione, sì. Ma vieni! Ma sì, ma poi il film di cui ci parla oggi Penny non ha bisogno di domande, si parla da solo. Si parla da solo, si entrerà anche nel vocabolario. Di che titolo ci parli oggi, Penny? Questa sera vi parlo di Chi ha incastrato Roger Rabbit. E vai! Allora, il film mi è piaciuto tantissimo. Cominciamo subito. Da Dio, io sono molto felice di averlo visto e consiglio a tutti quelli che non l'hanno fatto di prenderlo perché... Sinceramente l'ho guardato a giugno quest'estate e ero scettica perché figurati dell'88, che non è che avessi chissà che grandissime aspettative. E invece mannaggia la miseria che bello che è, mi è proprio piaciuto, è fatto da Dio. Infatti poi io sono un po' informata su come l'hanno fatto, sì. No, c'è un lavorone dietro, ma andiamo con calma. Partiamo dall'inizio. Allora, la trama è difficilissima da raccontare senza fare spoiler. Quindi beh, però a 32 anni, vai tranquilla. 32 anni, io l'ho visto a giugno quest'estate ed è giusto che gli amici a casa abbiano la stessa cosa. Però no, vabbè, ci si prova a fare la trama. Allora, cosa è successo? Dunque, c'è un casus belli. Siamo a fine degli anni 40 a Hollywood e un certo coniglio, che spoiler è Roger Rabbit, è un attore. Allora, va detto subito una cosa, siamo a Hollywood, però i cartoni animati sono degli attori, perché sono tutti degli esseri viventi e ciascuno recita come se fossero degli attori normali. Ok, lui è un attore, è un pessimo attore perché continua a combinare casini sul set, ne fa di ogni,
Allora il suo produttore, il signor Maroon, pensa che sia un problema di cuore, perché dice, sì, ma alla fine cartoni animati e persone sono uguali, se c'è un problema di cuore di mezzo. Così ingaggia Eddie Valiant e gli dice, senti Eddie, tu che sei un investigatore, secondo me la moglie di Roger lo tradisce e quindi lui sta male per questo, spiala e vedi cosa succede. E questo è quello che ingaggia il film. Allora Eddie va a spiare la moglie di Roger, che è Jessica Rabbit, e fa la cantante in un locale. Solo che lui la vede in atteggiamenti compromettenti con il signor Marvin Acme, che è quello che della ditta Acme, quello che immaginiamo. Sì, è proprio lui, il signor Acme. E fa delle foto per, insomma, segnalare la cosa, le fa vedere a Roger, Roger va fuori di testa e scappa. La notte in cui scappa il coniglio trovano morto Acme. Da lì comincia davvero il film, perché a quel punto, chi vuoi che sia stato, beh, tutti dalla colpa a Roger, e da lì iniziano le indagini. Ma sono delle indagini bellissime, ma mi è proprio piaciuto come le ha rese, perché ogni volta che sei lì che lo guardi dici, ah sì, secondo me è stato, boh, Jessica, secondo me è stato l'altro tizio che compare a un certo punto. E invece è una serie di colpi di scena, bellissimo. Sì, perché è girato come un noir. È un noir, possiamo dire che è un noir. È proprio. E infatti ci sono anche le faine, che sono, praticamente, per chi non l'ha visto, il giudice di Cartunia è il giudice Morton, che è un essere umano, quindi una persona, che ha trovato il modo di uccidere i cartoni animati. Perché, come noi sappiamo guardando i cartoni animati, se gli cade in testa un incudine, un pianoforte o un qualunque cosa, il personaggio non muore, se no Willy il Coyote dopo la prima puntata non avrebbe avuto seguito. Finiva presto. Esatto, e tuttavia questi non muoiono. A meno che, tuttavia, esiste la Salamoia. Che cos'è la Salamoia? Quando ho visto il film e l'hanno nominata, ho pensato che fosse una cosa molto romantica, l'idea che nulla li può distruggere tranne un po' di acqua col sale. E ho detto, ah, che carini, come la strega, quella che muore se le getti l'acqua addosso. Tuttavia non è acqua e sale, perché la salamoia del film è trementina, acetone e benzina. E in particolare la trementina è una resina vegetale chiara, oleosa, fluida e volatile. Me lo sono cercata che non sapevo cosa giusto fosse. E qui facciamo anche cultura. Cultura. Certo. Esatto. Allora, insomma, il giudice che ha trovato questa trementina, questa salamoia per far fuori i cartoni animati, è lui che si occupa di fare tutte quante le indagini per cercare di prendere Roger. Solo che, vabbè, Roger scappa, va a chiedere asilo politico a Eddie e poi succedono cose, un sacco di dinamiche. Però questo giudice ha degli spagnotti, dei tirapiedi che lo aiutano nelle indagini. E sono impersonati dalle faine, che come comunque in tutti i film abbiamo che l'animale scagnozzo o è una iena o è una faina. In genere sì. Insomma, è un po' rappresentativo all'Esopo. E sono delle faine che però hanno i vestiti da film noir, quindi il cappello, quello col disco intorno e poi quella specie di montagna sopra, avete capito? Il fedora, credo si chiami, potrebbe, ma magari sto dicendo una stupidaggine. Non lo so, il cappello con la montagna penso fatta capire. Quello che porta Humphrey Bogart. Ok, e poi hanno le giacche larghe, che stanno tornando di moda, tra l'altro, e la cravatta, insomma, la valigetta. La moda è ciclica, ricordalo. Ah, grazie, terrò presente. Prego. Bene, no, e quindi sì, è proprio noir vero e proprio, ma infatti anche le musiche, sia quella che canta Jessica, sia le altre, tranne la fanfara tipica dei cartoon, le altre sono tutte che possono tranquillamente star bene ma in un noir. Hai visto anche chi è l'attore che interpreta il giudice? È quella di Ritorno al Futuro, esatto, quasi riconoscibile. L'ho riconosciuta mentre lo guardavo. Ritorno al Futuro è uno dei pochi film cult che ho visto quando ero piccola. Non comunque pensa che io sono rimasto da ragazzino, e fu una delle prime videocassette che comprammo a casa,
originali, dico, sì. E rimasi parecchio scioccato dalla salamoia. Mi faceva proprio paura l'idea che potessero essere sciolti. Ma posso lì dirti una cosa che farà ridere adesso, però io l'ho visto da bambina, appunto. Sai che si vendono, mi sembra, le olive in salamoia, queste cose qui. Sì. E io, dopo aver visto il film, ero terrorizzata da quei cibi perché pensavo che facessero lo stesso effetto. Quindi pensa quanto condizionava quel film. Alla calata. E cosa ti è piaciuto di più di questo film, Penny? Allora, la resa, che è la cosa che proprio mi ha colpito, perché, allora, nel film, così come in Space Jam, vediamo gli esseri umani che recitano insieme ai cartoni animati. Però, se ci pensi un attimino, quando l'hanno girato, non c'erano i cartoni animati lì, perché, insomma, quelli li ha messi in post-produzione. Allora sì, mi sono andata un po' a guardare la roba e c'è della bravura pazzesca, perché ad esempio c'è una scena in cui Eddie abbraccia Roger, ma tipo che appoggia il braccio intorno alle sue spalle e ci parla insieme, si muove simultaneamente proprio come se fosse davvero lì. Come hanno fatto a girare queste scene? Allora, un po' hanno messo dei peluche e dei pupazzi. E quindi di fatto gli attori, esseri umani, recitavano facendo tutto un discorsone a dei peluche, a dei pezzi di ferro che avevano le fattezze che quello che poi dopo avrebbero dovuto avere i personaggi una volta finita la post-produzione, e quindi ci avrebbero disegnato sopra. E tipo gli oggetti che i cartoni passavano agli umani venivano passati utilizzando dei fili, praticamente trasformavano in marionette tutti gli utensili o insomma gli oggetti di scena, e poi dopo li facevano interagire con gli attori senza far notare questa cosa. E pensare che sono riusciti a fare questo nell'88, cioè, per carità, l'88 non è quando c'erano i fratelli Lumière, però è comunque una roba che ad oggi, che siamo nel 2020, mi sembra comunque un buon risultatone, ecco. Anche perché è ancora... Ah, ti faccio quest'altra domanda. Sì. Secondo te è invecchiato bene? Eh sì, e infatti l'ho detto proprio all'inizio, io non me l'aspettavo che fosse così bello. E ti dirò, Space Jam è del 97. Sì. E già a me sembra fatto molto bene. Questo a me sembra fatto, non ti dico meglio o peggio, perché non sono così acuta da intendere la differenza, ma non avrei mai pensato che avesse quasi 10 anni meno, da tanto è fatto ma, bene. Ma quindi... anche secondo me la storia è più aperte virgolette matura, chiuse virgolette, rispetto a Space Jam. Un po' più complessa. Sì, assolutamente. Ma infatti la trama di per sé, poi alla fine ho proprio scelto di non raccontarla, perché è piena di snodi, succede una cosa in conseguenza della quale ne accade un'altra in conseguenza del... e va avanti così, quindi è bella, bellissima infatti. Oltre al fatto che ci sono voluti 82.000 fotogrammi che sono stati fotografati e poi impressi sulla pellicola uno dopo l'altro per rendere l'animazione. Prima si faceva così. Fare così. E infatti ci ha messo meno di un anno a fare le riprese e oltre un anno di post-produzione. Quindi, quindi se ci pensi, però la storia è dell'86, cioè, sì, capisci? E ancora ti esplode il cervello subito se dopo pensi. Ritorno al futuro, tra l'altro, che è dello stesso regista. Sì, ah, sì, è vero. Infatti non e è un caso, c'è... diciamo che c'erano grandi aspettative dopo Ritorno al futuro, lui le ha sicuramente confermate tutte. Caspita. E ha dovuto convincere gli altri, cioè Ritorno al futuro gli è servito, sì, per convincere gli altri a fargli fare questo film qua, perché inizialmente non avevano delle aspettative abbastanza alte da dargliele in mano a lui, quindi... Pensa un po', cioè tu devi fare due capolavori, due film, no, allora no, non li chiamo capolavori che sennò succede un casino, però due film cult, sì, uno dopo l'altro per entrare nella storia. Tra l'altro Penny, che l'ha visto più di recente, magari mi può correggere se sbaglio, mi sembra che sia anche uno degli ultimi film in cui, o forse l'unico, in cui appaiono i personaggi dei Looney Tunes e qualche personaggio Disney, o ricordo male, o sì, Betty Boop. C'erano stati degli accordi tra Disney e le altre case, infatti ci sono Paperino a un certo punto che tipo canta insieme a Jessica Rabbit, e poi mi pare passi Titti a un certo punto, sì, nella massa di cartoni. E però ci sono anche tutti gli altri non Disney in senso. Ma infatti se ci pensi, probabilmente al giorno d'oggi una cosa del genere è infattibile, cioè, chissà quanto verrebbe a costare solo l'idea, esatto. Sì, a meno che tutti non si mettono d'accordo e dicono dai, facciamo che non paghiamo i diritti a nessuno
perché tutti insieme noi case vogliamo fare un prodotto bello, e allora per farlo, cioè, però non credo succederà. Però speriamo. Guarda, io ero uno di quelli che diceva il lockdown ci renderà migliori, poi quando sono uscito mi sono reso conto che forse ci ha incattiviti, quindi dubito fortemente. Molto bene. L'ultima cosa che voglio dire però, prima di andarmene, che è la musichetta. Allora, nessun cartone animato, anzi la prendo più lungo. Quanto tempo abbiamo ancora? Vai, tu parla, vai tranquillo, di che quello che devi dire. Non credo che ci caccino, quindi. Male che allora, va, andiamo velocissimi dopo noi. Va bene. Allora, in una puntata di The Big Bang Theory, Amy Farrah Fowler cerca di aiutare Sheldon Cooper a smettere di avere tutti i suoi tic nervosi, per cui ha bisogno che tutto sia concluso maniacalmente, facendogli una terapia d'urto. Lo mette di fronte a una serie di cose lunghissime e quando sta per completarle gliele porta via. Una delle cose che interrompe è una musichetta che fa ta-ta-ra-ta-ta, e poi dovrebbe esserci ta-ta, solo che lei gliela tirava via. Ora, Sheldon Cooper lì impazzisce abbastanza perché la musichetta va conclusa per forza. Ma c'è qualcun altro che impazzisce molto che ha questo problema in questo caso, ed è qualunque cartone animato, perché nessun cartone animato riesce a resistere ad Ammazza la Vecchia. Ora, io su questa musichetta mi ci sono informata. Gira a fonti attendibili dal 1899. Ah, caspita! Non si sa chi è che l'ha scritta per la prima volta, perché è andato perso, però è stata riutilizzata moltissime volte in un sacco anche di film, perché comunque, essendo un motivetto orecchiabile, viene inserito tranquillamente anche in altre musiche, in altre colonne sonore. Fino al secondo dopoguerra, lì iniziano degli spot pubblicitari che riutilizzano questo jingle. Uno è quello del Gorgonzola, che se c'è la goccia è Jim. È vero. E Jim era il nome del Gorgonzola. Non ci avevo mai pensato. E un altro è quello del DDT. Il DDT è l'ammazza insetti, insomma, l'insetticida. Quella sì. Ecco, nome commerciale dell'insetticida era il Flick. Quindi... sì. La musichina faceva Ammazza la mosca col flit. Ora, io ho cercato, vi giuro, per un sacco di tempo, ma non sono riuscita a trovare chi e quando ha modificato la musichetta e al posto della mosca ci ha messo la vecchia. Però la musichetta che nessun cartone animato riesce a lasciare incompleta è proprio Ammazza la Vecchia col flit. Che ora, come la cantava mio zio, tra l'altro. Quindi era anche conosciuta. Esatto, che era proprio una canzone popolare che andava moltissimo, tipo 40 anni fa, sì. E c'era anche il seguito, perché anche Guccini nei suoi concerti, se lui diceva Ammazza la Vecchia col fit, tutti rispondevano e se non muore col gas. Che bei concerti! Ora, io non voglio dire, erano altri tempi, oggi come oggi la sensibilità del politically correct che abbiamo avrebbe sicuramente comportato conseguenze ingenti. Però una volta tutti lo facevano e a nessuno veniva in mente che stavano cantando delle robe orripilanti. È vero, ma perché veniva perché veniva cantata senza pensare a cosa stai facendo, insomma. Esatto, ma perché la gente non pensava, ma com'è possibile che la gente non pensasse? Però vabbè, insomma, era un canto popolare. A meno che la vecchia, io ho pensato, non fosse la vecchia signora, sai, no, la morte, quella di chi c'è anche sta marcando, allora magari ammazza occhio, morte, poi... occhio, che se parli di vecchia signora mi potrei offendere qui... perché penso che parli di Juventus, Oddio, no, scusa, non sono informata sul calcio, non sapevo fosse il nome della Juventus. Sì, è chiamata anche la vecchia signora. Pardon. No, vabbè, insomma... non sto scherzando, cioè, figurati. Simpatica conclusione, di quella musichetta c'è anche la versione messicana, di cui però non posso portare la traduzione, ho chiesto prima, non si può dire. Puoi dire le iniziali del di quella. Oppure la puoi dire in spagnolo? No, infatti la dico in spagnolo. Non diciamo. Poi... io semplicemente invito il pubblico ascoltatore ad andare su Wikipedia, se gli interessa, perché è una cagata, Però insomma, se volete andate pure su Wikipedia, c'è la versione messicana dell'Ammazza la Vecchia, e insomma, non si ammazzano e non sono vecchie, però è comunque una cosa poco simpatica da dire. Ma sono curiosissima ora. Vai, allora, dillo con solo le iniziali, dai.
No, no, perché non me lo sono neanche segnato in italiano, l'ho segnato solo. Hai preferito rimuovere. Allora, aspetta, ve lo dico perché mi aveva mandato un messaggio in realtà. ed era... tua madre stro. Bello, elegante. Di classe, proprio. E direi che su questa nota possiamo anche concludere il discorso. E salutare sia la radio che Twitch, addio. Però intanto ringraziamo e salutiamo Penny per il momento, grazie. Grazie Penny. E grazie, ci sentiamo tra due settimane con un altro film classico. Sì signora. Ciao Penny. Ciao a tutti. Ciao. E mentre salutiamo Penny abbiamo parlato di Jessica Rabbit e quindi non potevamo che farvi ascoltare Why Don't You Do Right, cantata da Amy Irving. 22 You let other women make a fool of you. Why don't you do right? Like some other men do. Get out of here. Give me some money.
Assembramento di carte, considerato assembramento? Non lo so, dobbiamo vedere sul decreto. Dobbiamo cercare, però intanto giocateci. Assolutamente sì, e vi ricordo che uscirà domani Age of Empires 3 Definitive Edition, che esce soltanto su PC, e se avete il Game Pass lo avrete gratuitamente. Rifacimento del celebre RTS che è uscito fra l'altro 15 anni fa, il 18 ottobre del 2005, e contiene tutte le espansioni che sono uscite finora. Oltre a una grafica, un motore grafico migliorato, sono presenti due civiltà inedite, ovvero gli Inca. Già ridevi. E gli svedesi. No, perché proprio gli Inca e gli svedesi? Esatto, mi faceva ridere non tanto il fatto di due civiltà nuove. Ma questa scelta, vabbè. Inca e svedesi. Due nuove modalità, battaglie storiche e arte della guerra. Il prezzo è piuttosto basso e accessibile, perché è soltanto 19,99, neanche 20 euro. Ecco, ripeto, sul Game Pass è gratuito. Ed è un ottimo prodotto per chi ama gli RTS, per i vecchietti come me, e che per chi più giovane vuole provare un titolo che comunque ha fatto la storia e che è stato reso moderno e accessibile anche a tutti nei giorni odierni. In più ringraziamo Microsoft perché ci ha inviato la key, quindi probabilmente lo vedrete su twitch.tv/nerdando.com. Ma va pronunciato sempre così? Dipende. Potrei essere dal contesto. Sì, perché potrei essere più arrabbiato e quindi pronunciare tipo twitch.tv/nerdando.com, per Benissimo. Esempio. D'accordo. E infine vi segnaliamo una miniserie televisiva particolarmente attuale, che in realtà è già uscita perché è stata trasmessa il 12 e il 13 ottobre, quindi l'altro ieri e ieri sera su Sky Atlantic, ma se siete abbonati Sky riuscirete sicuramente a recuperarla. Ed è molto attuale, si chiama The Comey Rule, sfida al presidente, perché racconta proprio dell'accesa rivalità reale tra James Comey, ex direttore dell'FBI, e il presidente Donald Trump. E è basata proprio sul bestseller scritto dallo stesso James Comey dopo essersi dimesso dall'FBI proprio a causa di questa rivalità. E nella miniserie troviamo a fronteggiarsi nei panni dei protagonisti Jeff Daniels nel ruolo di James Comey e Brendan Gleeson in quelli di Donald Trump. Secondo me interessante, anche perché insomma il mese prossimo, anche meno di un mese, negli Stati Uniti si voterà. Quindi incrociamo le dita. Qui non condiziona il voto, però sicuramente ci avvicina alle problematiche della politica statunitense. Assolutamente sì. Non sappiamo chi vincerà le elezioni degli Stati Uniti, però quello che sappiamo per certo è che everybody wants to rule the world. Loro sono i Tears for Fears. Ma come l'hai messa? Ma non te la sei preparata? No, tutto. Quando uno ce l'ha, ce l'ha. Ormai è sposata, non potete averla. No, in realtà no, è molto sessista questo. Sì, è vero. Potete. No, però anche questo è sessista. Anche questo. Lasciamo spazio ai Tears for Fears.
e porta in India? Eh sì. Esagerato questo Magellano. Invece, al quinto posto c'è, non so se lo pronuncio bene, Xian Renqiao in Cina. Di che cosa si tratta? È il più grande ponte naturale scoperto finora. Si trova appunto in Cina e la particolarità di questa struttura è, a parte che è molto bello da vedere, ma è molto particolare la storia di come è stato scoperto. Non era infatti mappato da nessuna parte, anche perché è molto difficile da raggiungere, servono ben 3 ore di rafting per arrivarci, quindi non era mappato fino al 2009, e nel 2009 Jay Wilbur, un americano appassionato proprio di ponti naturali, aveva del tempo da trascorrere e ha deciso di trascorrerlo su Google Earth, trovando così questo ponte in maniera del tutto fortuita. E si è accorto subito che non era un luogo già mappato o visitato, soprattutto perché è molto distante dalla città più vicina, e quindi solo l'anno dopo è riuscito a raggiungerlo fisicamente e misurarlo, è venuto fuori che si tratta del ponte naturale più lungo del mondo. Caspita! Scoperta recentissima e del tutto casuale. Tu pensa ad avere così tanto tempo da passare su Google Earth e girare a caso. Se sei appassionato, magari il sabato sera fai questo. Sì, è questione di scelte. Al quarto posto abbiamo inserito le isole Sable, in Canada. È un'isola canadese che è stata scoperta nei primi decenni del 1500 ed è una sottilissima striscia di terra emersa. È uno dei posti meno abitati al mondo ed è famosa per una razza di cavalli autoctona che è piuttosto di cavalli piuttosto piccoli, piuttosto ridotti, di cavallini. I cavallini. Il motivo per cui è stata inserita in classifica è perché è difficilissima da visitare, perché bisogna chiedere il permesso proprio all'autorità canadese per poterci andare su e poter vedere questi cavallini. In terza posizione invece c'è un sito decisamente noto, cioè Machu Picchu in Perù. Si tratta del terzo sito archeologico più grande al mondo, scoperto da uno storico di Yale nel 1911. In realtà però non è stato davvero scoperto, perché la città peruviana in realtà non era mai stata perduta, anzi era addirittura ancora abitata quando è stata scoperta. Però a questo studioso si deve il merito di aver compreso l'importanza delle rovine archeologiche che erano presenti in città, che risalgono all'epoca Inca. Ti interrompo un attimo, ci chiedono il link del sito. Dalla il chat. Nostro sito? No, il link del sito di cui stai parlando. Ah, ma stavo anche per rispondere. Perfetto, comunque parliamo di Machu Picchu. .it .com, perché è un po' più international. E comunque in realtà c'è anche una diatriba sulla scoperta di questo sito, perché pare che in realtà il primo occidentale a scoprirlo fu Burns, un archeologo tedesco, che però anziché decidere di pubblicizzare questa scoperta si dedicò molto di più all'ispezione dei tesori. Chiamalo scemo, però quindi non gli viene riconosciuto questo merito. Beh, però almeno sarà ricco. Ma chissà. Quindi se ne sarà sbattuto, diciamo. Al secondo posto mettiamo il triangolo delle Bermude, perché le isole, l'arcipelago è delle Bermude, quindi io lo chiamo delle Bermude, in realtà no, è delle Bermuda, che è praticamente una sorta di triangolo che vede i vertici in Porto Rico, Florida e appunto nell'arcipelago delle Bermude, nel quale è successo di tutto, varie sparizioni di navi aerei, ma pare che in realtà non siano così numerose. Insomma, io non sono andato a contarle, però siano uguali a quelle che succedono da ogni altra parte del mondo. Però, dato che non so perché avevano una risonanza mediatica più alta, è diventato famoso per questo motivo. Puoi trovare una vastissima letteratura sul triangolo delle Bermuda, perché è considerato praticamente il posto dove sparisce tutto. Non so se ha ragione, però è interessante leggere e andare a cercare queste storie. Esatto, cercate le storie e fra l'altro vedrete un parallelismo tra ciò che scompare all'interno del triangolo delle Bermuda e ciò che scompare nello stretto di Magellano.
E in prima posizione, l'isola di Pasqua in Oceano Pacifico, più o meno vicino al Cile, un'isola scoperta nel 1687 da un pirata, Edward Davis, che però non ci attraccò quando l'ha scoperta perché non si era accorto di aver trovato un'isola, ma pensava di essere nel continente meridionale di uno di quelli già conosciuti. E a sbarcarci invece è stato l'olandese Jacob Roggeveen, proprio la domenica di Pasqua del 1722, e da lì il nome dell'isola. La particolarità dell'isola di Pasqua è sicuramente rappresentata dalle 638 statue Moai, cioè dei giganteschi monoliti che raffigurano dei volti rivolti verso il mare, che... Perché i volti sono rivolti. Sono rivolti, sono tutti doppi. Che però non sono mai stati, non è mai stata chiarita la loro funzione. Ci sono tantissime supposizioni e curiosità, ma non si riesce a capire perché esistano, cosa rappresentino e perché siano lì, insomma, come li hanno tirati su. Insomma, l'isola di Pasqua è un mistero vivente, probabilmente non lo scopriremo mai, però è bello conoscerla e studiarla. Certo. Quindi con la nostra classifica vi abbiamo portati intorno al mondo nei luoghi più misteriosi, ma adesso Around the World vi portano i Daft Punk. Ma sei matta oggi? Oggi pum pum pum. Sulle note del Daft Punk e di Around the World vi salutiamo per oggi. Grazie di averci fatto compagnia in questa puntata intorno al mondo per l'esordio della seconda stagione di Nerdando Nair. Noi vi aspettiamo mercoledì prossimo, sempre in diretta su radiocittapescara.it e in video streaming su twitch.tv/nerdando.com alle 19.45 di mercoledì per una nuova puntata di Nerdando Nair. Mi raccomando, siateci e se volete... Siateci. Sì, finiva lì, no? Perché finirla? Se volete, fate quello che volete.
Ma oggi è magistrale. Oggi è così, eh. Sei meravigliosa. La prima puntata. E poi finisce, insomma. Poi finisce, sì. Una puntata a stagione. Perfetto. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata. Ciao! Nerdando Nero.